Ed eccoci qua dentro il nostro bello oroscopo almanacco, 4 agosto, ciao da Mauro. Oggi si festeggiano beati Giovanni della Croce ed Egidio da Siviglia. Compleanni, Marco Bocci, l'attore, il regista, è nato il 4 agosto 1978 e poi abbiamo un politico, Alessandro Di Battista, nato il 4 agosto del 1978, quindi entrambi nel 78. Il proverbio, la calunnia non distrugge l'uomo onesto, perché passata l'inondazione la pietra riappare. Buona fortuna a tutti in questo 4 agosto dall'Ariete ai Pesci. Ariete, riuscirete, in barba a distrazioni, interruzioni, richieste di pareri e perdite di tempo, a portare a termine un delicato lavoro in maniera più che soddisfacente e a meritarvi le lodi e le ammirazioni di chi di dovere. Toro, la vostra personalità vi fa dei soggetti dolci, in grado di distribuire la propria serenità a piene mani. Sareste il partner ideale di una persona nervosa che vi fa la corte. Il fatto è che lei non fa al caso vostro. Gemelli, frequentate di più una persona nativa del segno del cancro che sta uscendo a fatica dalle secche di una passività paralizzante e che può insegnarvi qualcosa. Con un Gemelli è possibile una profonda amicizia, mentre dovreste stare molto attenti ad uno Scorpione. Cancro, rimandare una decisione non vorrà dire arrendersi, vorrà dire che se ora non siete sicuri dei mezzi che avete a disposizione, non sprecherete a vuoto una buona occasione che il vostro talento vi ha messo a disposizione. Leone, Plutone vi vuole manovrieri e un po' più spregiudicati nella gestione delle cose di famiglia che tutti i membri del clan hanno affidato alle vostre cure. Non potevano metterle in mani migliori e più accorte. Vergine, non trascurate la salute, anche se la lunga permanenza di Giove nel segno, a questo proposito, ha smorzato ogni eccesso. Rischiate di passare, però, dalla parte opposta, cioè di non curarvi affatto. Rimediate con senso della misura. Bilancia. Nessuno oggi oserà ostacolare il vostro volere, oserà derogare dalle vostre indicazioni o prendersi libertà, perché, per il pungolo che Marte rappresenta, avete la grinta giusta per imporvi su qualsivoglia concorrente. Scorpione. Un pizzico di romanticismo in più, un tocco di tenerezza, un regalino buffo e paroline dolci sussurrate all'orecchio, e l'amore e le sue dolci tentazioni oggi la faranno da padrone. Sagittario, occupatevi più da presso dei piccoli del segno, che non sono al top né fisicamente né sotto il profilo dell'umore e della forma. Indagate se a preoccuparli c'è qualche problemino scolastico di cui non hanno fatto parola. Capricorno, sul lavoro non lasciate correre una questione di principio che deve essere risolta prioritariamente. Ribadire la vostra presa di posizione contribuirà, oltretutto, a costituirvi un'immagine retta e a darvi quindi fama di integerrimi. Acquario, non tutti si sentiranno felici dei vostri successi, non tutti vi amano, anzi, c'è chi trama alle vostre spalle per nuocervi e sminuirvi agli occhi di chi vi guarda con ammirazione. Non agevolatene il gioco con troppa ingenuità. Pesci, se state cercando un lavoro, se avete intenzione di cambiare occupazione, sarebbe meglio che attendeste l'autunno per passi definitivi in questo senso. In precedenza, curate la preparazione teorica e la parte organizzativa.